Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura parliamo di rifiuti perché è arrivato il sì da parte della Giunta regionale all'accoglimento dei rifiuti che arrivano da Roma e dalla Regione Lazio, dunque come era stato peraltro già annunciato ieri dal Presidente D'Alfonso, un accoglimento dei rifiuti romani a tempo per 3 mesi. Sentiamo i dettagli nel servizio. Dall'Abruzzo c'è l'ok ad accogliere i rifiuti di Roma per 90 giorni e per una quantità massima di 39.000 tonnellate, distribuite su 3 strutture a Chieti, Sulmona ed Aielli, le ultime due in provincia dell'Aquila. Lo prevede la delibera numero 1 del 2018, approvata questa mattina dalla Giunta abruzzese, relativa all'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio. C'è quindi il via libera da parte della Giunta, ma a determinate condizioni, come sono state illustrate dal governatore Luciano D'Alfonso a margine della riunione. D'Alfonso ha parlato di un atteggiamento di solidarietà istituzionale ad una richiesta di solidarietà istituzionale, richiesta che è stata anche ribadita dalla lettera della sindaca Raggi e da una richiesta che in precedenza era stata effettuata da AMA in una interlocuzione con le aziende dedicate di Regione Abruzzo. Abbiamo adottato la delibera numero 1, ha spiegato D'Alfonso, sulla base degli elementi che ci sono stati forniti e sulla base anche di elementi ulteriori che dovranno arrivare da AMA. Poi, ha aggiunto, abbiamo imposto anche uno speciale monitoraggio da parte dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, l'ARTA, per quanto riguarda i luoghi per la verifica della qualità dell'aria. La quantità dei rifiuti non potrà superare le 39.000 tonnellate distribuite sulle 3 strutture. Un'ulteriore condizione poi è quella dettata dalla riunione con i 3 sindaci dei 3 comuni, le 3 aziende e anche AMA per dettagliare il protocollo di collaborazione, poiché, ha detto D'Alfonso, vogliamo allineare i linguaggi collaborativi tra chi ha bisogno e chi deve corrispondere a questo bisogno. Riunione che sembra una risposta diretta al sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che aveva criticato la regione e soprattutto aveva criticato la non consapevolezza degli enti locali. Ad oggi, ha scritto Di Primio, la regione non ha inoltrato alcuna comunicazione formale al mio comune. In considerazione di questo, al fine di tutelare la salute dei miei concittadini e di quanti abitano nella Val Pescara, prima ancora di accogliere nuovi rifiuti nell'impianto di Casoni, esigo di conoscere dal presidente D'Alfonso la qualità e la quantità di rifiuti da trattare, la durata esatta del periodo di conferimento, nonché il numero di mezzi che giornalmente dovranno attraversare il territorio comunale. Tutte risposte che si dovrebbero avere proprio nella riunione tecnica citata da D'Alfonso. Restiamo sempre in Regione Abruzzo, ma ci spostiamo all'Aquila, dove questa mattina il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha illustrato il bilancio dell'attività nel 2017 del Consiglio regionale abruzzese. Sentiamo i dati nel servizio di Daniela Rosone. Più leggi, taglio ai costi di funzionamento, sostegno alle piccole imprese del cratere, un consiglio regionale sempre più aperto all'esterno. Si potrebbe sintetizzare così l'attività dell'emiciclo nel 2017, presentata in conferenza stampa dal presidente del consiglio regionale d'Abruzzo, Di Pangrazio. Il costo dell'assemblea legislativa è passato dai 24 milioni di euro circa del 2017 ai 23 milioni 360 mila euro circa del 2018, con il triennio 2018-2020 che fa registrare un consistente risparmio della spesa, pari a oltre 1 milione di euro. Sul tema dei lavori svolti dall'Assemblea legislativa si registrano poi 59 leggi approvate nel 2017, il 30% in più del 2016, con sole 5 leggi impugnati del governo. 42 sono di iniziativa consigliare, 17 della Giunta regionale, un dato che conferma il ruolo centrale dell'Assemblea legislativa. Numeri importanti anche per il Corecom Abruzzo, che nel 2017 ha fatto registrare 7.800 procedure di conciliazione che si sono chiuse positivamente per l'85%. Il Corecom ha avuto un ruolo importante anche nell'emergenza neve, affinché il cittadino potesse riavere al più presto la funzionalità dei servizi internet e di telefonia. L'Assemblea legislativa è sempre più social inoltre e aperta all'utilizzo dei social network. Numeri importanti per l'ufficio stampa e comunicazione, che ha registrato 6.336 followers sulla pagina Facebook, tra quelle più seguite dei consigli regionali in Italia. Tanti followers anche su Twitter e tante visualizzazioni sul canale YouTube, 1421 notizie pubblicate dall'agenzia Acra e tantissimi visitatori sulla pagina e tanti accessi giornalieri. C'è un risparmio di nuovo del Consiglio regionale, 2017 circa 1 milione,
di euro, questi soldi vengono indirizzati verso soggetti che ne hanno bisogno e quindi di nuovo abbiamo rifinanziato la legge sulle piccole imprese dell'ultimo terremoto 2016-2017 dei comuni nel cratere e una gran parte, 300.000 euro, per la scontistica agli studenti e lavoratori dei cosiddetti comuni delle aree interne che hanno difficoltà orografica, che sono rimasti esclusi dagli sconti di quelli che stanno nelle cosiddette aree di crisi individuate dal decreto Barca e da quelli che fanno parte dei comuni di Cradenne nell'ultimo cratere sismico. Quindi mi pare che c'è un consiglio che continua a lavorare, va oltre, diciamo, il suo ruolo istituzionale, rapporto grande con le istituzioni, vuol dire che c'è un'assemblea che comincia a ragionare in termini positivi per la collettività abruzzese. I cittadini potrebbero cominciare ad essere, diciamo, non dico soddisfatti, ma ad apprezzare il lavoro fatto. C'è molto ancora da fare. Gli ultimi due anni speriamo di arrivare a un livello ancora migliore. Ed ora siamo alle vertenze, al tema del lavoro, alla Intex continua il presidio dei lavoratori che si sono spostati anche sotto la regione Abruzzo e che protestano contro i licenziamenti. L'azienda da Roma fa sapere che non farà passi indietro. Vediamo. La Intex conferma la sua indisponibilità a valutare la revoca dei licenziamenti a favore di una meno traumatica gestione della crisi del sito aquilano attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali residui. Questa è la decisione dei vertici dell'azienda, dunque nulla da fare. Le motivazioni sono state sostenute in un incontro a Roma dall'amministratore delegato Marco Casucci e dal responsabile delle risorse umane Anna Goroni, al tavolo convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza di rappresentanti del Ministero, delle organizzazioni sindacali nazionali, regionali e territoriali, dei rappresentanti istituzionali di Abruzzo, Campania, Lazio e Toscana, delle RSU e di una delegazione dei lavoratori del sito dell'Aquila. I lavoratori licenziati ieri si sono riuniti in assemblea e hanno deciso di mantenere viva la loro drammatica vertenza con un presidio permanente davanti alla regione a sostegno delle azioni che si stanno mettendo in campo per salvaguardare competenze altamente qualificate e posti di lavoro. Consapevoli del delicato momento politico elettorale che il Paese sta vivendo, i lavoratori porranno la massima attenzione affinché la loro vertenza non sia fatta oggetto di strumentalizzazione, ma perché si lavori per trovare soluzioni serie e con un futuro. Un'azione sicuramente contro il territorio, così la definisce FIOM, CGL provinciale dell'Aquila. Ed ora torniamo a parlare di rifiuti. Il Consiglio di Stato ha sentenziato che la Ecolan, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in molti comuni della provincia di Chieti, nell'area Frentano-Sangrina, potrà proseguire nella sua attività nei comuni di Lanciano ed Ortona. Sentiamo. Ecolan può continuare a gestire il servizio di igiene urbana a Lanciano e a Ortona. Lo ha sentenziato il Consiglio di Stato, dichiarando l'improcedibilità del ricorso in appello presentato dalla società in-house di 53 comuni soci del comprensorio frentano. Nessuna sorpresa per Ecolan e gli amministratori locali. Il Consiglio di Stato, spiega il presidente Massimo Ranieri, ha sentenziato circa l'improcedibilità del ricorso in appello, sostanzialmente perché sia il comune di Ortona che quello di Lanciano avevano riaffidato alla società partecipata la gestione dei rifiuti alla luce del nuovo statuto. La domanda allora è perché Ecolan presentò ricorso. Dopo la sentenza del TAR Pescara sfavorevole ai comuni a Ecolan, spiega Ranieri, il comitato del controllo analogo e il consiglio di amministrazione hanno deciso di far esprimere il Consiglio di Stato sperando si potesse andare a decisione a breve, ma così non è avvenuto. Con la fissazione dell'udienza a gennaio 2018 si decise nel frattempo di rivedere lo statuto, adeguandolo tra l'altro alle nuove norme sopraggiunte, alle linee guida dell'ANAC e anche alle osservazioni censure del TAR stesso. Lo statuto aggiornato è stato quindi approvato nel corso dei mesi scorsi, dapprima dai 53 consigli comunali dei rispettivi comuni soci e infine adottato dall'Assemblea dei sindaci soci. Il nuovo statuto societario, spiega inoltre Ranieri, ha consentito ai comuni di riaffidare i servizi di igiene urbana alla Ecolan. Provvedimenti assunti per non far perdere tempo alle amministrazioni comunali e soprattutto per non creare intralci all'espletamento del servizio di igiene urbana nei vari comuni soci che lo hanno affidato a Ecolan.
Adesso invece parliamo di università e partiamo dall'Università di Teramo. Il MIUR ha riconosciuto il Dipartimento di Veterinaria quale eccellenza nazionale, un traguardo prestigioso dunque che premia l'Ateneo Teramano con 6 milioni e mezzo di finanziamenti grazie al progetto Demetra sull'antibiotico resistenza. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Si chiama Demetra ed è il progetto di ricerca scientifico elaborato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo che studierà le interconnessioni tra animale ed uomo sull'antibiotico resistenza. Demetra fa balzare agli onori della cronaca l'intero dipartimento che viene riconosciuto eccellenza nazionale dal MIUR ed ammesso ad un finanziamento di 6 milioni 500 mila euro. Quali sono stati gli elementi che hanno portato Teramo, la veterinaria di Teramo, a vincere? Una grande qualità nella ricerca, la qualità del corpo docente, dei ricercatori della facoltà e direi anche il premio a tutti gli investimenti che l'Ateneo ha destinato alla Facoltà di Medicina Veterinaria. Siamo all'interno di un ospedale che non esito a definire il più bello d'Italia, una questione di bellezza non solo estetica ma di attrezzature, di laboratori e credo che questo ulteriore riconoscimento, perché questa facoltà, mi piace ricordarlo, ha l'accreditamento europeo, le AEVE, da diversi anni, è una facoltà che nelle verifiche di accreditamento periodico del Ministero ha riportato dei punteggi straordinariamente elevati e questo ulteriore riconoscimento sta a suggellare l'impegno di tutti i colleghi della facoltà e a dimostrare che questa facoltà è davvero un punto di forza di questo territorio. La veterinaria ha una lunga e gloriosa tradizione nel Teramano, dove da decenni si studia e si progredisce nella ricerca scientifica. Un lavoro corale e certosino che oggi premia l'Università di Teramo, riconoscendola tra le migliori facoltà di veterinaria in Italia. Abbiamo una storia, per cui le eccellenze nascono praticamente dalla storia. E Teramo ha una forte vocazione per la veterinaria, o l'Abruzzo stesso, basti pensare ad alcuni docenti che adesso non ci sono più, che hanno dato lustro alla veterinaria nazionale e internazionale. Il progetto l'abbiamo chiamato Demetra. Demetra nella mitologia greca è la dea dell'agricoltura, Cerere, no? Per la mitologia romana, quindi ripartiamo dalla terra. Ripartiamo dalla madre terra, tant'è che questo progetto di eccellenza nelle sue parole chiave racchiude l'ambiente, racchiude gli allevamenti sostenibili, racchiude il benessere animale, racchiude un altro forte vocabolo che è quello dell'antimicrobico resistenza di cui se ne parla tanto. Ci spostiamo a Chieti adesso, restando sempre nell'ambito universitario. Protocollo d'intesa tra Università degli Studi d'Annunzio di Chieti Pescara e Città di Wolfsburg nella Repubblica Federale Tedesca, promosso dal CRAM Abruzzo e siglato questa mattina proprio nella sede del Rettorato nel campus teatino. L'accordo è finalizzato all'attivazione di corsi in lingua tedesca per la formazione di insegnanti destinati a garantire formazione nell'ambito della Città Ideale del Bambino, un progetto della città di Wolfsburg che prevede l'assunzione di maestre e maestri di varia provenienza. Sentiamo Paolo Renzetti. Abbiamo costruito, grazie anche all'aiuto della nostra associazione degli abruzzesi in Germania, a Wolfsburg, abbiamo costruito questa bella opportunità che vede insieme in un protocollo che verrà firmato oggi l'Università d'Annunzio di Chieti e Pescara con il governo tedesco e noi per la realizzazione di corsi nel periodo dell'infanzia ai ragazzi lì in Germania. Persone che andranno lì saranno una decina di persone con condizioni di lavoro significativamente buone, per cui con queste piccole cose costruiremo delle grandi opportunità. Un esperimento pilota che per la prima volta in Germania si compie, e cioè la valorizzazione della cultura italiana in Germania attraverso l'insegnamento da parte di insegnanti di italiano e italiani che avranno un posto fisso, un posto a tempo indeterminato, sottolineerei anche con stipendio tedesco, se posso essere realista, che è il doppio di quello di un insegnante di italiano, che attraverso laureati della D'Annunzio potranno essere coperti in un numero cospicuo
per i prossimi anni. Un esperimento che si spera possa essere ripetuto anche in futuro? No, ma soprattutto verrà ampliato perché ci sono anche altri stati che sono interessati, tra questi la Svizzera, a costruire condizioni per cui si riproducano attività anche in quei territori per i tanti italiani, quindi con i corsi di italiano e formazione legata anche al legame per la loro terra di origine, che si farà pure in Svizzera e in tantissime altre parti. Torniamo a Lanciano adesso, dove sono partiti i lavori di rifacimento di Corso Trento e Trieste. Entro un anno al massimo il nuovo corso ristilizzato sarà restituito in pieno alla città. Sentiamo. Anno nuovo, corso che si rifà il trucco. Una consistente parte di Corso Trento e Trieste a Lanciano è stata già transennata con l'allestimento del primo cantiere. Imminente infatti l'inizio dei lavori per la nuova pavimentazione. L'opera comporta un investimento di 1.300.000 euro finanziato con un mutuo. Tempi di consegna entro un anno, ma si spera di finire entro il mese di agosto, ed è stata affidata alla PQ Edilizia e Strada SRL di Campobasso, che già si è occupata del restauro dell'ex convento di Santo Spirito. Il cantiere è stato consegnato lo scorso 15 dicembre. Dopo lo smantellamento dell'attuale strato di asfalto, ormai vecchio e lesionato, sarà rinforzato il massetto, estesa la copertura di mattonelle, con un disegno concepito appositamente per il corso di Lanciano, che si ispira alla presentosa, il gioiello tradizionale abruzzese. Si partirà dal centro per poi estendere l'intervento verso i marciapiedi in tre step, zona alta verso ingresso Villa delle Rose, zona centrale da cui si inizierà e a cui si riferiscono le immagini, zona bassa verso piazza Plebiscito. La riqualificazione pubblica di Corso Trento e Trieste è frutto del progetto del direttore della Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma, Orazio Carpenzano, e degli architetti Moserici e Filippo Spaini. Intanto la gente... Si vede che ci stanno i soldi. È contento allora? Sì. Sarebbe quasi ora. Quindi felice? Certo. Cos'è che non piace dell'attuale corso? Questa schifezza di pavimentazione. È un corso faraonico. Nemmeno a Barcellona possiamo trovare un corso simile. Mi sa che è sprecato. È un lavoro ottimo, molto qualificativo, qualificante, di grande spessore, di gusto. Quindi i lancianesi sono contenti. Regalo, un regalo al paese, alla città. E sicuramente sarà una novità, no, a prescindere dalle polemiche che ci sono state, che ci saranno sicuramente, che non mancano mai, insomma. Non servirà a niente, se non cambiano le teste, perché che fanno il corso nuovo e non fanno niente per aiutare i commercianti a valorizzarlo, perché non è il corso nuovo può essere un contorno. Non è questo quello che ti porta gente, non è questo, è altro. Le cose buone si accettano sempre, poi le cose si criticano. Tipo? Tipo l'albero che finalmente è stato dismesso, ha ridato un po' la faccia che noi conosciamo alla piazza. Speriamo bene. Andiamo avanti con il giornale. Per il suo compleanno, per i suoi 90 anni, decide di donare i propri regali al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pescara. Questa è la bella storia che arriva dal capoluogo, andiamo a vederla. La signora Angela Di Sciascio ha compiuto 90 anni, ha ricevuto tanti regali. I soldi che ha ricevuto per questo prestigioso traguardo li ha devoluti al reparto di oncoematologia dell'ospedale di Pescara. Un bel gesto, signora. Era l'unico modo, perché data la mia età, che cosa devo farne di indumenti, regali, la casa è piena. Quindi chi è che potevo usufruirne? Solo i bambini. E ha pensato proprio al reparto di oncoematologia, sì, a questi bambini, sì, che soffrono, sì, che lottano. Sì, perché la televisione mi fa sempre, si fanno vedere molto e fanno bene, almeno scuotono un po' i sentimenti, il cuore della gente.
Oggi vediamo qui proprio alle nostre spalle tutto quello che è stato acquistato con i soldi che lei ha devoluto al reparto. Sì, pure dei lettini, non so che non ci sono, quello che hanno potuto usufruire, dell'esigua somma, non è che era una somma tanto elevata. E oggi c'è stata la consegna di questo materiale in questa cerimonia, lei si è emozionata, c'erano tutti i suoi parenti? Tanto, tanto, queste personalità di medici che con questo lavoro che fanno ridanno un po' di vita ai bambini. Alla gente. Diciamo subito che questo è uno dei reparti di eccellenza dell'ospedale Spirito Santo di Pescara. Allora, il reparto di oncoematologia pediatrica di Pescara si occupa di tumori e malattie del sangue dei bambini. Ci lavoro io, la dottoressa Daniela Nofrillo e la dottoressa Antonella Sau, e si occupa di tutte queste patologie che riguardano i bambini, di tutti i bambini che risiedono in Abruzzo e nel Molise. Questi gesti non sono importanti, sono fondamentali, perché questi gesti aiutano i bambini e le loro famiglie ad affrontare questi periodi che sono dei periodi, diciamo, non facili, e questi gesti sono un modo per accompagnarli a dei momenti più tranquilli. Quindi se ci fossero tante Angela di Sciascia avremmo cambiato tante cose, ma è un gesto importante perché è proprio soprattutto d'esempio. Siamo riusciti ad acquistare in realtà tante cose, siamo riusciti ad acquistare un lettino per le visite, due televisori che possono in qualche maniera alleviare la degenza dei bambini, se vedete ci sono anche dei diciamo carrelli che servono per camminare per quei ragazzini e bimbi che non ce la fanno, e la signora poi ci ha anche parlato, è vero, di queste cuffie termiche che aiutano a ridurre la caduta dei capelli nei bambini, quindi insieme abbiamo deciso che comprare, ma veramente sono tante le cose, sono tante piccole cose che ne fanno una insieme grande. Per fortuna ogni tanto c'è anche una buona notizia. Continuiamo restando a Pescara, ma cambiando pagina, parlando di cultura. Per gli 80 anni dalla morte di Gabriele D'Annunzio, il Centro Nazionale di Studi D'Annunziani e la Fondazione Edoardo Tiboni per la Cultura, in collaborazione con il Comune di Pescara, hanno organizzato un ricco programma di manifestazioni che saranno realizzate nel corso di quest'anno e che vediamo. 80 anni dalla morte di Gabriele D'Annunzio, avete organizzato una serie di eventi che dureranno per tutto il 2018. Professor Marianacci, come onorare uno dei cittadini più illustri di Pescara? Abbiamo una ventina di eventi che terremo nel corso dell'anno, soprattutto un convegno internazionale a ottobre su D'Annunzio in Italia e nel mondo a 80 anni dalla morte, cioè vogliamo finalmente capire come D'Annunzio è conosciuto nel mondo, e quindi inviteremo studiosi un po' da tutto il mondo e anche naturalmente i maggiori studiosi italiani. Vogliamo abbandonare lo stereotipo di questo D'Annunzio responsabile di tutto, soprattutto della disfatta e dei problemi che ha lasciato il fascismo. Vogliamo capire il grande scrittore e il grande poeta. Si dice sempre che D'Annunzio è stato un saccheggiatore della letteratura. In realtà tanti scrittori, tutti gli scrittori si rifanno alla letteratura. D'Annunzio non poteva fare diversamente. Giuseppe Ungaretti, quando morì D'Annunzio, per far comprendere la straordinaria personalità di questo poeta e di questo scrittore, rifece un po' tutta la storia della letteratura italiana, 700 anni di storia. Per dire che D'Annunzio aveva un po' ripreso da tutti, ma poi aveva innovato. Orazio disse callida iunctura, intelligente congiunzione, cioè bisogna sfruttare tutto. D'Annunzio è un grandissimo innovatore, non c'è poeta che sia venuto dopo che non si sia dovuto confrontare con questo grande maestro della scrittura. Personaggio straordinario che ha avuto influenza non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche oltre l'Europa, per esempio in Sud America. Adesso siamo alla pagina dello sport, partiamo dalla Serie B, dal Pescara, c'è ancora da attendere per vedere Embalo in biancazzurro, il Palermo frena, il patron Zamparini vorrebbe trattenere il giocatore che però freme per trasferirsi in Abruzzo. Intanto Mazzotta rifiuta Parma e Brescia e resta in riva all'Adriatico, la squadra nel frattempo prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato al Poggio degli Ulivi. Il momento e i propositi della squadra li ascoltiamo nelle parole del difensore Marco Perrotta.
come obiettivo di squadra abbiamo quello di far meglio dell'andata, perché comunque pur avendo fatto bene si può migliorare non di poco. Poi a livello personale spero comunque di continuare a giocare e di aumentare il mio miglioramento e comunque a livello di prestazioni di aumentare la media. Trascorse le vacanze, finite le festività, siete tornati a lavorare. Questo è un periodo particolare perché siamo in pieno mercato invernale, però Marco Perrotta non è toccato da tutto questo perché resterà sicuramente a Pescara. No, vabbè, io spero di rimanere qui perché comunque ci tengo molto a finire questa stagione a Pescara. Poi vabbè, abbiamo avuto poche vacanze, però ce le siamo godute con le nostre famiglie quasi tutti e ora siamo tornati più carichi di prima. Mancano 10 giorni al match contro il Foggia, cosa servirà per fare almeno un risultato positivo? Ma io ricordo la partita d'andata che sicuramente è stato un risultato bugiardo perché il Foggia è un'ottima squadra. E sta raccogliendo poco davanti al suo pubblico, però sicuramente vorrà riscattarsi, quindi sarà una partita difficile, ma noi cercheremo di prepararla al meglio. In questo girone di andata sei stato forse il difensore che ha avuto, anzi senza forse, il difensore del Pescara che ha avuto meno problemi fisici rispetto ai tuoi colleghi in difesa. Ci sono diversi giocatori fuori, questo è un problema per voi? Ma io cerco di curarmi al meglio anche nell'alimentazione, fuori dal campo, cerco di diciamo prevenire il più possibile queste cose, però comunque giocatori come Bovo e Coda hanno avuto già problemi al ginocchio, quindi ci sta che qualche problemino se lo portano dietro, però comunque non hanno mai mollato e sono un esempio per tutti. Non ti voglio ovviamente far entrare in vicende di mercato, però il 31 gennaio potremmo vedere un Pescara diverso da quello attuale, forse anche con un organico numericamente meno numeroso. Ah, sicuramente se gente viene qui per aiutarci e darci una mano, a noi ci fa solo che piacere. Se si aumenta la competizione ci dà solo uno stimolo in più per far meglio e per affrontare le partite alla grande, perché noi credo meritiamo una classifica più alta. Andiamo in Serie C adesso, e a tenere banco è il caso Vicenza, prossimo al fallimento, che ovviamente sta condizionando anche il mercato del Teramo, che finora non ha imbastito grandi trattative, aspettando proprio gli sviluppi dal Veneto. Sentiamo Jacopo Forcella. Il mercato del Teramo è ancora fermo al palo e così potrebbe rimanere ancora per un po' di tempo, perché la formazione biancorossa osserva con particolare attenzione quello che accade in un altro contesto biancorosso, quello di Vicenza, dove l'Associazione Italiana Calciatori ha appena proclamato lo stato di agitazione. Ma al di là del fatto che i veneti saranno i prossimi avversari del diavolo, quello che interessa il Teramo in senso stretto è capire che fine farà anche quest'altra compagine che sembra sull'orlo del fallimento. E se così dovesse essere, la società biancorossa di Campitelli non vorrebbe svenarsi nel mercato invernale, considerando che a quel punto avrebbe già praticamente mezza salvezza in tasca. Ed ecco perché di trattative vere e proprie non c'è traccia per il momento. Come detto nei giorni scorsi, la pista che portava alla punta a Sorrentino non ha mai davvero convinto, ed è anche per questo motivo che si è pensato di lasciare che si accasasse alla Juve Stabia. Per ora però non ci sono vere e proprie alternative. Il direttore sportivo Giorgio Repetto sta vagliando alcuni nomi, ma anche in uscita non ci sono novità. Con Foggia che interessa la Sicula Leonzio, ma finora non c'è nulla di concreto. Ci vorranno alcuni giorni prima che la trattativa possa entrare nel vivo, ma nel frattempo il diavolo non sembra scalmanarsi per trovare chi possa prendere il suo posto. Piuttosto sta cercando di resistere alle lusinghe di alcune società per degli elementi imprescindibili come Sales e Amadio, che saranno a disposizione di Asta anche nella seconda parte della stagione. Anche oggi non ci saranno novità, col Teramo che avrebbe dovuto disputare l'amichevole contro il San Nicolò prima dell'annullamento della stessa. Questa sarà l'ultima settimana di vera e propria preparazione, poi Vicenza permettendosi torna a giocare e sarà la lunga volata fino alla fine di un campionato che tuttavia potrebbe però non avere più molto altro da dire in coda, ma soltanto in vetta. Ancora un passettino indietro, andiamo in Serie D. L'amministratore unico dell'Aquila, David Miani, si presenta alla stampa e presenta anche l'organigramma che non stravolge l'ambiente rossoblu. Tante difficoltà, ma la proprietà vuole risanare, almeno quanto affermato. Sentiamo il servizio.
Un organigramma societario presentato in ritardo a causa delle note vicende societarie. Fuori per ora Dionisi e Aureli. Per il resto gli stessi collaboratori di sempre. L'amministratore unico, David Miani, si presenta alla città e non nasconde l'esperienza negativa di Ancona e la conoscenza con l'ex DS rossoblu Ercole De Nicola, che però sostiene con l'Aquila oggi non c'entra nulla. È molto semplice perché prevede un amministratore che sarà il ruolo, diciamo, un po' da referente per tutti, che verrà ricoperto da me, un direttore sportivo che è Luigi Cima, che penso ho trovato qui e quindi continuerà nel suo rapporto, nel suo lavoro come ha fatto fino ad ora. Un team manager è un ruolo che è importante perché sarà quello che sta più vicino alla squadra, che sarà Piero Ruttiglio, e fondamentalmente per quello che riguarda le cariche, diciamo quelle un po' più operative, le stesse. L'allenatore, come sappiamo, rimarrà il signor Battistini. Stiamo lavorando per ripristinare il signor Greco alla Juniores, perché credo che sia giusto continuare su questo rapporto molto stretto fra squadra, diciamo, Juniores o seconda squadra, squadra giovanile, prima squadra. E per il resto non ci saranno nessun tipo di modifica, quindi molto semplice, un riadattamento che credo non sconvolgerà, insomma, più di tanto l'ambiente. L'Aquila Calcio si trova in un momento molto delicato, dice Miani, ma non finirà come Ancona, perché qui, dice, mi è stato prospettato un progetto di risanamento molto complicato e difficile, ma serio. Onore, afferma ancora, a chi in tutto questo tempo ha continuato a collaborare nelle difficoltà. Il riferimento è al mister, i giocatori e collaboratori. Posso dire che mi aspettavo qualcosa di peggio per come è, diciamo, la sensazione dall'esterno. Invece ho trovato una proprietà che, al di là di tutto, per esempio, nota molto importante che andrebbe sottolineata, è molto impegnata in maniera seria e anche puntuale, per esempio per il pagamento di tutte le scadenze e tutto quello che riguarda l'aspetto tributario fiscale. Non è un impegno così superficiale come magari uno potrebbe intendere, non è un impegno leggero. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il nostro giornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo anche che i nostri servizi sono disponibili sulla pagina YouTube dell'emittente e anche sul sito www.tv6.it. Grazie ancora e buon proseguimento con la nostra programmazione.